Grazie Presidente. Allora, questo emendamento è riguarda la videosorveglianza. Ci sono diversi comitati di cittadini che si stanno interessando di implementare la videosorveglianza nelle proprie zone per aumentare la sicurezza. Come dice la normativa nazionale, ovviamente loro non possono guardare queste immagini, per cui ci deve essere un soggetto autorizzato, che nel caso specifico può essere la polizia locale o le forze dell'ordine, che guardano le immagini, che sostanzialmente sono immagini di telecamere pagate dalla cittadinanza. Ecco, quello che interviene con questo emendamento, andiamo a introdurre una esenzione all'occupazione di suolo pubblico per i pali che sostengono le telecamere. È successo già una volta che un comitato di cittadini si è attivato e ha pagato tutto per implementare il servizio di videosorveglianza che poi viene visto dai sistemi di Roma Capitale. E fargli pagare anche l'occupazione di suolo pubblico in questi casi ci è sembrato ovviamente non opportuno. Per questo, con questo emendamento chiediamo l'esenzione per questa fattispecie, sia per i pali che sostengono le telecamere e sia anche per quanto riguarda le aree di cantiere per l'installazione dei pali. Grazie, Presidente.